Ciao, oggi parliamo di un film che alla sua uscita destò tantissime polemiche, colpì emotivamente tantissime persone e anche a distanza di anni se ne continua a parlare. Il film in questione è Christian F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Film diretto da Uli Leder del 1981. Trattasi di un film drammatico, aggiungo molto drammatico. Ma passiamo ai nostri hashtag, così cerchiamo di capire a chi può interessare questa pellicola. Certamente agli amanti del drag movies, che se non lo sapete è un vero sottogenere del cinema. Non dico che uno dei primi perché già diciamo a metà del Novecento ne erano stati realizzati. Certamente è uno di quelli che ha avuto più successo. Veramente sono stati scritti fiumi di inchiostro su questo film. E come dicevo prima, a distanza di anni ancora band musicali, giornalisti, appassionati continuano a parlarne. Questo per indicare quanto il film sia entrato nell'immaginario collettivo. Certamente è un film sull'adolescenza difficile. Poco da aggiungere in questo senso. Film proprio recitato anche da adolescenti, ricordo che l'unica vera attrice era la protagonista del film, gli altri attori erano delle persone prese davvero per strada. Due punti invece più filmici, diciamo, sono il fatto che il film può piacere agli amanti del cinema tedesco e in particolare di Berlino, bellissima città. Devo dire molto valorizzata da una fotografia notturna che davvero è molto affascinante. Film che secondo me ha un'atmosfera azzeccata in questo senso. Più avanti andremo anche nel dettaglio di questo aspetto. Chi ama David Bowie qui troverà una delle sue apparizioni come musicista, infatti interpreta proprio David Bowie durante un suo concerto. Troverete diversi frammenti su internet proprio anche del concerto perché la sequenza in questione è direi passata abbastanza alla storia. Trattasi di un film estremamente drammatico. Quindi chi ama i drammi forti qui troverà pane per i suoi denti. E anche chi ama le storie vere. Perché Christian, se non lo sapete, è tratto da una storia vera e lo stile, diciamo, un po' neorealista, citando appunto l'invenzione cinematografica italiana, devo dire che è efficace, nonostante il film con gli anni sia un po' invecchiato, ecco, e anche ai tempi della sua uscita. Furono criticati diversi aspetti per quanto riguarda proprio la sceneggiatura e certi passaggi. Detto questo, se il film è sopravvissuto così tanti anni e se ne continua a parlare, è perché ha una sua, diciamo, rozza efficacia che colpisce ancora molto duro. Infine, Christian F. è certamente un cult europeo perché è un film che sicuramente viene ricordato maggiormente proprio nella nostra vecchia Europa. E per concludere, è un film che sarà apprezzato da chi ama decadenza e degrado. Vi sembrerà un po' strano questo mio hashtag, ma in realtà molte persone apprezzano comunque le descrizioni di ambienti estremamente appunto decadenti, estremamente degradati e questo film è molto efficace in questa rappresentazione. Lo zoo di Berlino era realmente un punto dove migliaia di giovani tossicodipendenti si riunivano per usare droga. Due parole sulla trama, molto semplice, così come lo è un po' il film. Christiane è una giovane ragazza appartenente a una famiglia media di cui nel film si dice davvero poco e cade, diciamo, nella dipendenza della droga, in questo caso l'eroina, la droga più usata durante la fine degli anni 70, epoca in cui il film è ambientato, e cade, diciamo, nell'eroina un po' per caso. E il film è il racconto
della sua, diciamo, del suo sprofondare in questo abisso. Non vi racconto come finisce il film, perché è una storia vera, oltretutto. Aggiungo o ripeto che, nonostante le imperfezioni narrative e il fatto che questo film non sia mai stato considerato un capolavoro, è però un film, un documento importante. Ancora oggi vederlo può essere interessante, sia per il fattore storico che per il fattore proprio di relativo alla storia del cinema e alla storia della droga, della diffusione della droga nel nostro continente. E per chi vuole recuperarlo, questo è Christian F., noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino, e gli hashtag sono questi. Spero anche oggi di avervi dato degli stimoli interessanti. Se recuperate il film, fatemi sapere cosa ne pensate, sono curioso di sapere il vostro parere.